Proverai spavento e poi spavento, e poi sorpresa per la luce che dal fondo comincia a balenare. Ci vuole buio per vedere le stelle. La storia di oggi pomeriggio ci racconta come Stefano, attraverso la sofferenza con tanta dignità, ha aspettato che arrivasse un giorno migliore, che poi è arrivato e gli ha dato la possibilità di essere più sereno e anche di essere vicino agli altri. Buon pomeriggio Stefano e benvenuto. Buon pomeriggio. Iniziamo la sua storia, insomma, dall'inizio, da quella calda estate del 76 a Ferrara, quando lei vede quella che poi sarebbe stata la donna della sua vita. Sì, tanti anni fa, questo gruppo di amici, eravamo con qualche capello in più, sicuramente molto più giovani, e questo gruppo di amici, questi guasconi, che erano alla ricerca costantemente del modo di divertirsi più pulito possibile. Allora poi in quel tempo davvero si viveva con pochi soldi, anche perché le esigenze erano davvero limitate. Ricordo perfettamente questo gruppo di amici, si prese la macchina e si andò in questa nuova periferia della mia città, dove questi tanti palazzi un po' popolari, un po' no, così, alla ricerca oppure alla scoperta di chissà che cosa. E lì, in una sera, ricordo bellissima, vidi questa bellissima ragazza dai lunghi capelli neri. Lei l'ha cercata per giorni e poi l'ha ritrovata? Sì, la cercai credo per una settimana. Passai più volte verso quella via, ma il risultato non era positivo, fin quando una sera la vidi al balcone e lì capì che probabilmente era arrivato il momento di osare un po' di più. Ripeto, si era davvero molto giovani, però fui davvero colpito da questi occhi, semplicemente stupendi, e l'obiettivo era quello di cercarla per poi trovarla, ovviamente, essendo poi la burla di quei famosi amici guasconi che dicevano: Stefano, lascia stare, semmai beviamo qualcosa insieme. Ma no, invece era scattato un qualcosa di importante. Davvero. Lei ha chiesto il permesso alla mamma di questa ragazza di poterla corteggiare, poi ha dovuto intervenire anche suo papà, insomma, dicendo un po': lasciamoli fare, vediamo un po' che cosa succede. Sì, io ebbi la fortuna di incontrare questa donna, stupenda, la mamma di questa ragazza, dove io lì capii subito che era un contesto familiare dove bisognava fare un qualcosa di serio, dove non c'era nulla che mi potesse portare a prendere in giro nessuno. Io questo lo capì da subito, praticamente. Infatti vi fidanzate, il fidanzamento dura 10 anni, e poi vi sposate. Sì, ricordo bene, perché è scritto perfettamente nel mio libro, ma è scritto soprattutto nel mio cuore. Certo. Questo matrimonio, dopo 10 anni di fidanzamento, poi si partì per la luna di miele nella bellissima Amalfi, e lì era, ovviamente, come lo è per tante persone, il matrimonio concretizzare questo amore che durò, certo. Questo fidanzamento soprattutto, che è durato, come diceva lei, 10 anni. 10 anni. Dopo pochi anni la vita e la morte si toccano nella vostra vita, perché lei perde il suo papà, però nello stesso periodo scoprite di aspettare vostro figlio. Sì. Come dice lei, la vita e la morte si sono toccate, perlomeno sfiorate, nello stesso anno, dopo la morte di mio padre, che, come diceva lei prima, ha contribuito per far sì che si facesse questo fidanzamento, perché ovviamente il matrimonio è venuto dopo, ci fu la perdita di mio padre, figura che ovviamente manca ancora tanto. Però nello stesso tempo, insomma, una gioia fortissima, perché Beh, sì. aspettate questo bambino. Sì. La gioia di diventare padre e questo dono di Dio, che è avvenuto proprio nel momento in cui il dolore per la perdita di questo uomo, che è stato importantissimo per la mia vita e per la vita dei miei fratelli, fu quasi compensato con una gioia immensa, che è appunto
quella della nascita di un figlio. Tra l'altro c'è un sogno dolcissimo che ha fatto sua moglie mentre era al quinto mese. Sì. Sì. Io adesso che sono passati tanti anni non mi meraviglio, perché mio padre era molto legato a mia moglie e pertanto si è presentato in questo sogno dove le disse appunto di non preoccuparsi perché stava nascendo un bellissimo maschietto, ma le ecografie doverose non si erano ancora fatte perché eravamo credo al quarto mese di gravidanza e pertanto, se non ricordo male, era al quinto mese che si comincia un attimino un po' a vedere quella bellissima cosa che la donna porta in grembo che è un figlio, e lì appunto l'ecografia andò a confermare quello che mio padre disse nel sogno a mia moglie: non preoccuparti perché andrà tutto bene e sarà un bellissimo maschietto. Voi quindi sentivate molto presente la figura di suo padre, insomma? Sì, sì, molto presente, sì. Tutto procede bene, poi suo figlio quando ha 2 anni e mezzo avviene una cosa strana, un incidente all'interno della scuola, e quindi la preoccupazione è tanta. Beh, quello sì, fu un incidente molto strano, che allora anche le persone che erano preposte per far sì che dovessero controllare questi bambini che sono all'interno in un contesto ovviamente importante, successe questo brutto incidente dove davvero lì capì quanto è importante il fatto che all'interno della famiglia ci siano sempre presupposti per una salute, dove, soprattutto dei figli, perché sappiamo che sono un qualcosa di noi che in quel momento sono indifesi, e quando ti trovi a dover affrontare queste situazioni particolari ti senti quasi impotente. Però certo, dopo tutto andò bene perché fu affidato a un'equipe medica davvero buona ed efficiente, e nella sua carriera anche sportiva riuscì ad ottenere dei risultati importanti. La vicinanza di sua moglie, il fatto di avere una coppia così unita, un amore così profondo, le è stato vicino in questo episodio, e poi anche più avanti, quando nel giro di un anno lei deve affrontare 2 lutti fortissimi perché perde anche suo fratello e sua mamma. Sì, mio fratello dopo una lunga malattia, dove addirittura io lo vidi, lo andai a trovare perché non abitava nella mia città, come ho spiegato nel libro, è partito negli anni 60 per cercare fortuna, come hanno fatto molti ragazzi delle nostre zone. Uh-huh. Dopo una lunga malattia ci ha lasciato, e subito dopo anche la mamma. E quello, le garantisco che questo cordone ombelicale che senti proprio che si strappa, e ti trovi solo, ma avevo la mia famiglia, pertanto solo non lo ero, ma comunque sono affetti importanti perché la tua famiglia d'origine, e davvero sono dolori forti. È come un momento in cui bisogna allontanarsi da questa famiglia d'origine, ma cimentarsi, insomma, fortificare ancora di più il legame che c'è con esatto, la nuova famiglia. Esatto, esatto. Poi però, dopo anche la perdita di sua sorella, è nella sua famiglia che comincia qualcosa a non andare. Sua moglie le comincia a dire che è arrivato il tempo di parlare un po' di lei, che forse qualche cosa non va. Sì, sinceramente parlando, poi dopo, in virtù di quello che è successo, uno cerca di sviluppare quello che si poteva fare o si doveva fare. Cominciano strani discorsi. Mi ricordo ancora in quell'estate caldissima, in quelle domeniche che si andava al mare per cercare di trovare, oltre che un po' di refrigerio, anche un po' di tranquillità dopo una settimana lavorativa, cominciai ad avvertire e a sentire discorsi strani. Lei mi chiese che era arrivato il momento di parlare di lei, io ovviamente mi resi disponibile. Probabilmente in quella circostanza lei non ebbe il coraggio di dirmi che cosa voleva fare, e forse l'avrei potuta anche aiutarla.
Dopo 25 anni di matrimonio, altri 10 di fidanzamento, insomma passati 35 anni insieme, questo grandissimo amore comincia a mostrare insomma delle difficoltà. Spesso vengono fuori dei litigi, la cosa più dolorosa è che a volte vengono fuori anche davanti a vostro figlio. Sì, ecco, questo è quello che io spiego a tutte quelle persone che purtroppo affrontano questo problema. I figli sono quelli che subiscono di più questi drammi, perché sono drammi familiari, perché una famiglia che si divide non può essere considerato solo l'ennesima separazione, almeno non dovrebbe essere così. Sì, purtroppo alcuni passaggi furono fatti davanti al nostro figlio e tuttora io sento questo peso, che insieme bisognava evitare determinati passaggi. Non riuscite a trovare un punto d'incontro e sua moglie le chiede la separazione? Sì, fra l'altro con una velocità, io l'ho considerata semplicemente allucinante, dove ormai tutto lei aveva già scritto e non sono riuscito da subito a capire realmente il perché si fosse arrivati a questa soluzione finale. E allora vieni catapultato in un mondo che non è tuo, fatto di aule di tribunali, di avvocati e di assegni di mantenimento, come se fossi un giudice a dover decidere quello che un padre in questo caso può dare al proprio figlio. Credo che non ci sia nessuno, se non ovviamente la legge deve determinare dei percorsi. Dicevo, in questo mondo che non ti appartiene. E soprattutto nel mio caso, quando nella mia famiglia d'origine non avevo più nessuno. Il dolore quindi è tantissimo, però poi arriva una svolta, arriva la fede, arriva un'iniezione di fiducia. Sì, in questo tunnel di dolore dove non vedi la luce, in fondo non vedi la luce, dove... Ripeto, questo dolore è talmente forte che non si riesce neanche a spiegare la quantità di male che senti nel tuo cuore. Ecco, in questo tunnel di dolore è iniziato questo lungo percorso dettato da persone importanti, un parroco eccezionale che fra l'altro è diventato anche da poco vescovo, perciò per me è una gioia enorme. E da una cugina, proprio pochi parenti che mi sono rimasti, 3 nipoti fantastici. Ecco, queste poche persone, soprattutto il parroco, mi ha preso per mano e mi ha cominciato ad accompagnare in questo percorso verso una fede ritrovata, dove dentro c'è stato di tutto. C'è stato anche un pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Luca, che è stato particolarmente forte. Sì, quello è stato molto forte. Lo ricordo perfettamente, con questa foto stretta, la foto di mia moglie stretta nel cuore, a piedi, insomma io qualche sigaretta la fumo, in quel periodo poi fumavo anche di più, pertanto il fiato è di un fumatore, eppure sostenuto da questa voglia di andare fino in fondo e chiedere semplicemente il perché, cosa è successo, e andai tutto d'un fiato fino in cima. Questo pellegrinaggio e tutto il percorso che lei ci sta raccontando l'ha portata poi lontano dalla rabbia, lontano dalla voglia di rivendicazione, ma invece a trovare una pace, una serenità, che lei racconta anche nel suo libro Mai da soli. Sì, io dico sempre che è purtroppo è sempre di attualità, io quella rabbia che, ribadisco ancora e sottolineo, purtroppo va ad armare le mani di uomini che arrivano a gesti estremi, la conosco perfettamente, ma riesco a calmarla con la preghiera. Io per
aver salva la vita dovevo fare solo una cosa: affidare il mio dolore a qualcuno più grande di me. E quando è che si ha bisogno di una figura importante nella nostra vita? Quando si ha davvero paura? A chi si avvicina un essere umano, un uomo, una donna, quello che sia, nel momento in cui ha paura? Alla madre. Io la mamma non ce l'avevo più, pertanto mi era rimasta, e non è poco, la Vergine Maria. Una mamma che è più in alto. Stiamo vedendo, sì. Abbiamo anche visto il sito dell'associazione Mai da Soli. Che cosa fate nell'associazione di cui lei è presidente? L'associazione è nata così per caso, proprio il giorno della presentazione del libro, esattamente un anno fa, il 25 di marzo. Ecco, in quella circostanza le persone presenti, alcune delle persone presenti alla conferenza stampa, attraverso interventi evidenziarono che era arrivato il momento di fare qualcosa per cercare di aiutare le persone che come me venivano appunto catapultate in questo mondo molto strano. Quindi nella separazione, nel divorzio. Esatto. Io sul momento non dico che sottovalutai queste proposte, ma ero particolarmente impegnato al lancio del mio libro. Poi riuscii a reperire i numeri. Io avevo bisogno di capire di che cosa si stava parlando. Attraverso un giornale locale della mia città riuscii ad arrivare ai numeri, e quei numeri mi fecero sedere immediatamente, perché nel 2012 nella mia città e nella provincia sono stati 947 fra separazioni e divorzi. Poi andai oltre. Di che cosa hanno bisogno, secondo lei, le persone che si separano? Di che affrontano il dolore che ha dovuto affrontare anche lei? Hanno bisogno di essere ascoltati, inizialmente. Hanno bisogno di essere ascoltati semplicemente perché quando subentra questo problema, le parti non si parlano più. Cioè, persone che si sono amate a prescindere dagli anni, ma che comunque si sono amate e hanno in certi casi procreato, arrivano a fomentare e a creare questa guerra del niente, dove ci si arriva a non parlare più. Allora, perché l'associazione Mai da Soli? L'associazione Mai da Soli perché vuole tentare di dare voce a queste persone e cercare soprattutto di mettere in fila i tanti problemi che ci sono nel momento in cui ci sono separazioni: problemi psicologici, problemi economici, soprattutto problemi economici, problemi di locazione, perché spesso e volentieri quasi sempre è l'uomo che esce dall'appartamento coniugale o va a vivere sotto un ponte o di conseguenza è costretto a trovare una nuova locazione, spesso e volentieri in affitto, e quando va bene sono bilocali, quando va bene, perché al massimo delle ipotesi sono semplicemente dei monolocali. Quando arrivano da lei padri o madri, mariti e mogli che si stanno separando, vorrei salutarla con questa domanda: qual è il primo conforto che trovano da voi, e lei che cosa si sente di dire loro? Il primo conforto è quello che lo dice la parola stessa dell'associazione Mai da Soli, cioè lì capiscono che davvero è nata questa associazione, che è in primis in grado di ascoltarti, e mi credono ne poco. Ci credo. E da lì, grazie ai professionisti che ruotano attorno all'associazione, mi riferisco a legali, a psicologi, psicoterapeuti e anche, come li chiamo io, uomini di chiesa e donne di chiesa. Io stesso ieri, per cercare di stare doverosamente tranquillo davanti a lei, sono andato nel mio monastero dalla mia monaca, che mi ha dato la forza per venire qua da voi a raccontare questa storia. Di forza ne ho avuto davvero tanto. Grazie davvero Stefano, grazie per Mai da Soli, e grazie perché la sua storia ci dimostra che davvero ci vuole il buio per vedere le stelle, ma che poi queste stelle, le stelle della serenità, del dialogo, possono arrivare. Grazie per la sua testimonianza. Grazie a lei e grazie a tutti voi. Grazie davvero.